Assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica nuove ed in mobilità al centro di una interpellanza presentata dal consigliere comunale di L'Aquila Nuova Paolo Romano. L'iniziativa di Romano ha come obiettivo quello di fare chiarezza colmando un vero e proprio buco informativo. Nel dettaglio le assegnazioni in mobilità sono passate dalle 0 del 2017 alle 40 del 2022 e questo senza che il comune dell'Aquila abbia provveduto dal 2017 a rinnovare il bando biennale necessario per procedere ai cambi di alloggio. Sulle nuove assegnazioni, invece, evidenzia Romano nell'interpellanza, a fronte di un bando che dovrebbe essere emanato ogni anno al 30 di settembre, il comune dell'Aquila è fermo al 2019, ma sta utilizzando una graduatoria risalente al 2016 e che, tra le altre cose, è stata approvata in maniera definitiva solo nel luglio 2022. Ho ricostruito un po' quello che è successo tanto sulle mobilità quanto sulle nuove assegnazioni. Entrambe funzionano con un presupposto, vale a dire un bando che dia una trasparenza dei criteri oggettivi per l'accesso. Il bando sulla mobilità, che è interna, quindi per gli inquilini da un alloggio a un altro, sempre dell'ATER interna appunto, è biennale. Mentre per quanto riguarda le nuove assegnazioni è invece annuale, un bando annuale che il Comune, secondo la legge regionale, deve fare entro il 30 settembre di ogni anno. Ebbene, il Comune dell'Aquila e il territorio aquilano sono fermi per quanto riguarda il bando della mobilità, che è un combinato disposto ATER Comune, è fermo al 2017. Mentre per quanto riguarda le nuove assegnazioni, il bando è fermo al 2019. Mancano diversi anni e nascono diversi interrogativi che devono essere colmati, ma attraverso una programmazione e un qualcosa che deve essere recuperato in modo tale da dare più certezze. Nella mobilità, però, il Comune, e lo si vede dalle determine dirigenziali, quindi di assegnazione, ha fatto nonostante tutto diverse, innumerevoli assegnazioni. Pensate solo che nel 2022 le assegnazioni in mobilità sono ben 40. Ma se il bando è relativo al 2017, com'è possibile che nel 2022 abbiamo ben 40 assegnazioni? Sono state fatte in maniera diretta? Che cosa è successo? Che cosa non ha funzionato e cosa hanno cercato di far funzionare? Tutte risposte che devono essere date, chiaramente. E sulle assegnazioni nuove, invece, pensate che si stanno utilizzando nel 2023 la graduatoria definitiva del 2016. Sono diversi anni e perché nel 2023 ancora si utilizza una graduatoria così vecchia che per di più è stata approvata solamente a luglio del 2022. Tanti punti interrogativi che devono trovare risposte e lo devono trovare appunto nella certezza che va data al cittadino.